Per una giornata lasciamo da parte crono, classifica, premiazioni, misurazione del percorso, verifica delle proprie condizioni, poi prendere magari la prossima volta. Nel classico percorso di Villa Pamphili, come da qualche anno, ai primi di maggio, è di scena la Maratonice, i 5 km voluti dalla Lega Italiana contro l'epilessia, allo scopo di rammentare che con l'epilessia si può convivere, che questa patologia può essere curata, tenuta sotto controllo, grazie alle nuove cure che la ricerca ha messo a disposizione di medici e pazienti. Nel nostro ambito la ricerca è volta soprattutto a trovare nuovi sistemi di cura per l'epilessia, per sconfiggere anche le forme che attualmente sono intrattabili e per cercare di diagnosticare meglio alcune situazioni che fino ad ora pensavamo avessero un'eziologia assolutamente sconosciuta. C'è da dire, ecco, che in campo pratico i passi avanti più importanti sono la scoperta di nuovi farmaci, adesso ne abbiamo molti di più, e la possibilità anche di operare, di effettuare un intervento neurochirurgico in alcune situazioni per risolvere, alcune forme che prima erano assolutamente intrattabili. C'è, come gli anni passati, Salvatore Antivo, il campione azzurro che entusiasmò con le sue gesta nei 5.000 e 10.000, lo ricordiamo, l'argento di Seul del 1988, entusiasmò gli innamorati della corsa e portò in alto nel mondo l'atletica italiana. Totò scoprì proprio in gara questa patologia, fu costretto a lasciare, ma da anni è sempre presente per invitare a non aver paura, ad uscire allo scoperto, a non vergognarsi di essere epilettico. Ancora non riesco a capire perché non si deve riuscire a vivere, si può vivere normale. Sì, il male c'è, ma non si muore con il male, mio Dio, se no mi arrabbio, non è poverino il cancro che la gente ci lascia. Mi poteva arrivare anche una crisi oggi, anzi mi auguravo che mi arrivava la crisi, la prima persona che correva accanto a me mi doveva aiutare, però mi riprendevo e ricominciavo a ricorrere di nuovo. È una malattia che purtroppo ce la dobbiamo portare a vita, perché lo dico, è inguaribile. Però un giorno forse uscirà dei farmaci che ci potrebbe fare guarire, però non guarire del tutto, ci potrebbe aiutare a allontanare le crisi. A me mi arrivano 12 crisi al mese, però sono qui normale e vivo normale. Il parco di Villa Pamphili si è presentato nello splendore dei colori di primavera, nonostante la concomitanza di ben 8 appuntamenti nel calendario delle corse podistiche della regione, la Maratonice ha contato quasi 250 presenze, una scelta di esserci legata alla sola motivazione di far conoscere l'epilessia che tocca ben 500.000 persone in Italia. Da prossimo anno, con la creazione di una fondazione, sarà più facile destinare e devolvere risorse a favore della ricerca su questa patologia, anche se significativo è stato il contributo libero che gli stessi podisti, al momento dell'iscrizione, hanno offerto agli amici della Lice. Organizzazione tecnica a cura della Peter Pan, la squadra di Gianni Giacinti, ha la caratteristica di inventare ad ogni occasione un nuovo percorso, sempre più affascinante ed interessante dal punto di vista tecnico. La Maratonice è manifestazione non competitiva, anche se molti hanno affrontato i 5 km lungo i consueti percorsi di Villa Pamphili come un corto veloce. La rilevazione cronometrica dei primi l'abbiamo affidata al crono di Armando Martini, che ha certificato in 15:46 il tempo di Antonio Miggiano della Colleferro Atletica, primo davanti a Francesco Carboni. Il ragazzo dell'RCF ha concluso in 16:30, 10 secondi prima di Patrizio San Germano, terzo. Bene, anche il primo della squadra di casa, Paolo Pollastrini, quarto in 16:57. Ci stiamo facendo prendere in questo racconto ancora una volta da tempi e classifica, nonostante i buoni propositi della premessa, ma per par condicio in qualche modo celebriamo anche il successo di Carla Villani, vincitrice in 19:30, seconda e terza posizione femminile per Roberta Ostini e Elisabetta Era. Poi festa grande con la Maratonice di bambini e ragazzi, per loro il tratto finale del viale leggermente in salita, poi fotoricordo e premiazioni alla presenza di Totò Antibo, del professor Onorio Mecarelli e del coordinatore regionale del Lazio della Lice, dottor Roberto De Simone. Purtroppo nella nostra città ancora ci sono delle problematiche, c'è ancora uno stigma ancora attivo su questa malattia. Noi stiamo cercando di fare tutto per poter abbattere queste barriere e questa manifestazione di oggi è sicuramente una manifestazione importantissima. Io spero veramente che possa diventare sempre più importante e a cui spero che possano partecipare non solo medici, operatori sanitari, non solo pazienti, ma anche coloro che non sono pazienti e coloro che non sono operatori sanitari, ma sono semplicemente sensibili a questo grande problema sociale.